Ciao. La cittadinanza di Cavallino Tre Porti, questa maggioranza comunica la cittadinanza di Cavallino Tre Porti che va tutto bene. E va tutto bene qui a Radio Nostra per il programma SAZ, nona puntata, ragazzi, siamo arrivati alla nona puntata, stiamo facendo follie, tutti ne parlano, tutti ci ascoltano, tutti tranne uno, l'Andrea. Caspita Andrea, dove sei Andrea? Fatti sentire, vediamo. Pronto? Se... Sì, ti sento. Pronto, mi senti? Sì, non so se si sente il sottofondo di dove sono. No, non si sente. L'atmosfera. Ah, ecco. Sì, eccomi, adesso lo senti bene, ho messo il cellulare fuori. Ah. Bene. Sono in elicottero, come Renzi. Anche tu con l'elicottero bianco. Mi piace fare i giri di elicottero. Sì, mi piace fare i giri di elicotteri. Ma non si diverte a fare i giri di elicottero? Chi si diverte? Io mi diverto un sacco a farmi i giri di elicottero. Sai come sono i giri di elicottero? No, come sono? Dopo te lo spiego. No, a 8, ma dopo te lo spiego meglio. Cos'è un giro di elicottero? Bene, dove stai venendo qua almeno con l'elicottero? Sto arrivando, ma prima mi devo fermare da Scarpe e Scarpe in cerca di un paio di scarpe. Ah sì, perché ormai... Perché uno non l'ho trovata, l'altra l'hai persa paio. Ancora. Secondo te un paio di scarpe farebbero il doppio delle presenze in Consiglio Comunale? Sì, sarebbero quattro paia di scarpe, quattro scarpe.
cioè 16 scarpe, 16 4 paia, devi fare 4 alla 16 seconda. 16 scarpe e 17 voti, quanti voti hai preso? Penso di sì, 37.000 abitanti, sì, a Cavallino Treporti. Ok, Sanz, saliamo a zero. Ti aspettiamo. Signori, la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Signori e signori, si comunica alla cittadinanza di Cavallino Treporti, questa maggioranza comunica alla cittadinanza di Cavallino Treporti che va tutto bene. Siamo noi, è una ditta specializzata. Sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo 4 monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Fanno in quattro per te. Avanti, non perde tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit fare. Normalize. Ecco che sei tornato finalmente. Quando normalizzi nel normalizer, normalizer va tutto già meglio. Abbiamo il sistema normalizer. Comunque siamo a speriamo a zero e da speriamo a zero. Nona puntata, un successo. Ma l'ottava puntata. Abbiamo tua moglie che scrive i commenti sulla chat. Scusa. Record di ascolti oggi non c'è. Oggi era solo lei che scriveva, sì. Per fortuna. Record di ascolti dell'ottava puntata che è passata in testa. È passata in testa. Vuol dire che i sondaggi sono dalla parte sua adesso. Può essere, non lo so. Con 289 ascolti. Accidenti, complimenti a Roberta Nesto. Complimenti puntata. Anche a noi per il programma che abbiamo. Tutti ci fanno complimenti, eccetto uno. Dopo non lo dico. Ma proprio dimmi il nome. No, non lo dico. Eccetto uno, tutti ci hanno fatto i complimenti. Signori e signori, eccetto uno. Si comunica la cittadinanza di Cavallino Treporti. No, non ci credo. Non ci credo. Treporti che va. Non è vero. Va tutto bene. Ma dai, non ci credo. Va tutto bene. Va sempre tutto alla grande. Ma dicevo. Cosa mi dicevi? È il nostro compleanno. Anzi, potremmo anche mettere. È già un mese che siamo in onda. È un mese, sono 30 giorni. Che bello. No, non sono 30 giorni, sono passate 28 giorni. No, 29 era il mese bisestile questo. Siamo numero dispari. Hai ragione, il 2015 non può essere l'anno bisestile, perdonatemi. Non c'è il 29 febbraio, io quest'anno aspettavo il 29 febbraio. Per il nostro primo mese di Viva, assieme a Giorgio, Giorgio. Tutti ne parlano. Notizie sui giornali, così di notizie di Radio Nostra. Ma sì, sono tutti che ne parlano, come? Tutti ne parlano. Ti ricordi che poi avevamo parlato delle campane l'altra volta? Sì, tutti, mancano 68 giorni alle votazioni. Che giorno quindi, scusa? Perciò si vota il 10 maggio. Ma non si votava il 17? No, il 17 sono gli alpini, le quindi cose, 10. Gli affari, dov'è qua? Chi è che voto? Chi è che posso votare? Non si riusciva a combinare una data, no, perché abbiamo i nostri alpini, no, che sono all'Aquila. Un po' l'Aquila, il litorio, cosa ti ricorda?
Cos'è? Sì. Non passa lo straniero a Radio Sanz. No, dei leghisti. Della gioia dei leghisti di Salvini che salutiamo. Chi è che non voterà Salvini? Chi è che non vuole votare il Salvini da casa nostra, il Salvini de Noaghi. Che non so di chi stai parlando. Comunque guarda, come parla Salvini, ne ho trovato uno al bar che parlava proprio come lui, ma aveva bevuto 6 spritz prima. E parlava proprio come Salvini, contro gli immigrati, contro tutti. Non arrivava a soluzioni, però parlava proprio come lui. Comunque parliamo di notizie che ci sono sui giornali. Ad esempio, parliamo un po' di quelle campane che avevamo parlato l'altra volta, ah, per la maggiore. Sì, perché alla fine si è scoperto chi ha fatto che fastidio. Che fastidio. Ed è successo proprio questo. C'erano delle campane troppo fastidiose per la maggiore e un signore ha fatto denuncia al parroco perché non poteva neanche sentire alle 3 che rintoccavano alle 4 del mattino. Ha detto, qua mi sembra anche un po' esagerato. Ah, esatto. Non credo che... Ho messo adesso il normalizer, eravamo senza normalizer. Ah, eravamo senza normalizer, ho capito, io lo chiamo normalizer. E ci potete ascoltare su Spreaker, sì, su radionostra.gmail.com, potete... su Facebook. Anche là, sì. Su Twitter, ma stavamo parlando, ma non stavamo che parlando di queste campane io e te. Anche su Tumblr, e chi c'è arrivata? Tu dici Tumblr e entra lei, incredibile. È arrivata lei, la Tinuccia. Bella Mora. Comunque, dove eravamo rimasti? Dobbiamo parlare, Gianluigi, dobbiamo parlare di queste campane che davano fastidio al signore, che confondiamo. Sì, al signore? Non il signore con la S maiuscola. Era lui che le faceva suonare. Ma no, non il signore con la S maiuscola. Non lui. No, lui con la S. Signore. Un signore foggiano. Che stava dove? Tu hai mai visto un Gesù di Foggia, no? No. Un signore foggiano significa... Un signore foggiano, niente. Ha detto foggiano. No, ecco, ciao Tinuccia. Abbiamo la nostra ospite, la nostra valletta, che comunque dopo ti dirà la ricetta. Ti dicevo, questo foggiano dice: io sono cattolico, ma non credo ai preti. Cosa come significa? E lui ha detto: io sono cattolico, ma non credo ai preti. Ah. Perché queste campane gli danno assolutamente fastidio. Guarda, la notizia dove l'hai trovata? La notizia l'ho trovata qui, guarda, ti faccio vedere la pagina. Non è proprio un giornale, non è un giornale, vedi? Lo dice proprio sul sottotitolo. La vecchia, il due di spade. Dice: Pietro Marcandrea, pensionato di 70 anni, ha chiamato l'ARPA. Il parroco è stato multato di 1400 euro. Sono cattolico, ma non credo ai preti. 1400 euro, sì, l'avevamo sentito. Sì, ma assolutamente, come si fa a dire sono cattolico ma non credo ai preti? Cioè significa che sei un etero ma non credi alle donne. Cosa vuol dire, Giorgio, tu che sei esperto, cosa vuol dire uno che è cattolico ma non crede ai preti? Madonna, è come un etero che non come crede me alla figa. È come scusa me. La parola. Guarda che anch'io sono un po' così. Ah, anche tu dai. Sì, no, non è che. Che cioè credi, ci credi? Ma non credi? No, Dio, io credo e non credo. Ma... Però i preti, insomma. Non ci credi ai tanti preti? No. A quello che dicono. Tutti, A quello che dicono o a cosa? Ma perché secondo me uno che vuole far del bene non occorre che sia un prete. Può far del bene qualsiasi altra persona, ecco. Esatto. È per questo che. Grandi discorsi, c'è il picco. Siamo contenti, no? Comunque adesso è venuta fuori anche la propaganda per l'ISIS, hai visto? La propaganda? Per l'ISIS, cos'è, sì. Un torneo dei ragazzini che vanno a giocare a calcio, no? Fanno proprio dei file in PDF che distribuiscono per internet, dove ti insegnano ad essere un bravo musulmano. Ah, sì, ho visto, mi tempestano di sta roba. Anche a me email mi scrivono l'Erge al penis se voglio diventare uno dell'ISIS. Bene, 14 minuti abbiamo, mandiamo un po' di musica, dai. Ah, ma posso dedicarla a qualcuno? Sì, dai, alla Tinuccia. Sì, questa la dedica a Tinuccia Bella Mora. I love the way you fight. Now you found the secret.
Dai, dimmi che è il più sexy. E ci mancherebbe altro. E ci mancherebbe Cari amici, parliamo ancora di pesci, Mago Gigio vi tratterrà ancora una volta perché siamo nella seconda decade di pesci, quindi parliamo di nati in questo periodo, no? Esempio, parliamo della loro essenza astrale, no? E il glicine, il profumo quasi casalingo di questo fiore che troviamo tanto facilmente nei nostri giardini. È glicine, 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 sì. Riattiva, ascolta, il flusso delle idee. Ma è contro gli antiglicemici. Qualora esse cadono in un certo torpore, come accade con coloro che fanno vita troppo casalinga e domina l'emotività. Un'altra cosa interessante che non mi sono dimenticato, che mi sono dimenticato di dire l'altra volta, sono i segni compatibili dei pesci, no? Ecco chi vanno. L'aragosta, esatto. L'esca, esatto, non hanno rapporto con l'acquario, ma anche col capricorno e anche col toro, no? Anche ci sono proteste qua degli acquari, gli acquari. E ora no, no, e ora la domanda. No, no, niente. No, no, questi sono i segni compatibili, scusa. I non compatibili sono l'ariete, lo scorpione e quella vergine, non ho d'accordo, i pesci. E c'è un discorso di penetrazione, se io non lo so, ecco. Penetrazione sì. Nei vari tunnel. Sì, ma poi quelle cose profonde. No, anzi, facciamo gli auguri al sindaco che ha compiuto gli anni un po' di giorni fa, ecco. Che è un pesciolino che è il sindaco, Oh, a proposito, è un pesce grosso. Lui è della prima decade comunque. A proposito del sindaco, lo troviamo qua venerdì. Dire che mi spallare a Zara assieme a noi. Non vedo l'ora. Si spallerà col sindaco. Wow. Stiamo preparando quella canzone lì, anche stiamo per preparando. Scusa, la è un segreto. Hai detto cos'è che hai detto prima? Saz. E prima ancora? Spalliamo a zero, ma ancora prima? Che avevamo l'ospite. Che avevamo l'ospite, il sindaco. Ah, no, scusa, perché sono come mazzacurato, io dimentico le cose. Scusami, l'avevi appena detto, ma l'avevo dimenticato, perdonami. Posso salutare mazzacurato? No, ma che la gente lì, no, comunque volevo salutare mazzacurato. Salutiamo mazzacurati. Oh, guarda, una bella ricetta, sì, abbiamo mazzacurati. Mazzati curati. Tipo mazziati e bleffati, esatto. Ingannati. Ci sono tanti modi di dire. Quando il gatto non c'è, i topi ballano. I topi ballano. Allora, la prossima notizia cosa va? La prossima notizia, parliamo delle squadre di calcio, il Cavallino e Treporti. Hanno vinto tutte e due. Hanno vinto, sì. No, il Treporti ha pareggiato. Mi dispiace per il Treporti, per i miei amici del Treporti, ma il Cavallino ha vinto 5-3 contro lo Spinea. Mentre il Treporti ha pareggiato 1-1, mi dico. Proprio così. Ma non è possibile, invece uno no. Uno, mentre ha vinto. Dov'è, scusa? Ah, non so, io l'ho visto su internet. Eeeh.
eccolo qui, no, guarda, il Tre Porti è qui. Tre Porti, Caorle, Jesolo, 0-0, 0-0, cosa diciamo? 1-1, c'è stato un pareggio con la Milanese, sono stati annullati i gol, erano 1-1. Cosa stai dicendo? 0-0. Ma perché mi disturbi? Possono denunciarci per diffamazione? Perché poi la gente ci crede. 0-0. Ha vinto anche il... come ha vinto il basket, il basket, il basket mondiale, dici, il basket del litorale nord. Silenzio qua, che entrate dentro, spariamo a zero. Whitney Houston. Whitney Houston è quella che è morta di morte naturale, vero? Sì, esatto, con le canne. Con le canne nel cranio. Non di esempi, non... No, per carità, beviamoci il nostro spritz. Beviamoci il nostro spritz. I will always love you. Aspetta, quello te l'ho canto prima io. Sì. Ecco. We'll always love you. E poi abbiamo un momento di cucina a proposito di questi momenti. Sentiamo un po' di musica. Ma Houston, dai. Abbiamo un problema, è questo. Houston. Beh, oggi siamo proprio così, spalliamo a zero. Oggi spalliamo a zero. Se ascoltiamo un po' di musica, quindi Houston.
Eccoci qua, siamo Radio Nostra Saz. È il momento dell'angolo della... Buonasera, buonasera, Veustet, chi va no? Aspetta, questa sera. Ciao Tina, sera, ciao ragazzi, ciao Tina. Aspetta un attimo, parliamo con te, come stai? Come va? Beh, un po' mal di gola, ma tutto bello stesso. Sai, so, hai firmato autografi in questi giorni? Migliaia. Ma sai, gente che ci scrive, che fa le tue ricette? Sì, su Madonna, sai, su banco mi stanno nella fila, quindi... Non ho capito mai tutti gli ingredienti, mi dicono. Però comunque fanno le tue cose. No, mi fa piacere. E anche su TripAdvisor. Ammazza, che è successo che ho... Oh, evviva! Sì. Ma quindi stasera, stasera con il coniglio con Praga e spinaci. Wow! Ah! Far finta che non sia stato letto nulla. Facciamo finta. Quindi è stato letto, è stato letto. Non è stato detto niente. È stato detto coniglio con Praga. Oh, stasera, stasera, signori, il piatto tipico coniglio. Con l'inietta, con Praga e spinaci. Mi sente qualcuno? Sì, abbiamo 11 ascoltatori, è incredibile. Pronto? Ah, grazie. Grazie del vostro ascolto. Siamo con Dinuccia Bellamora. Cosa ci cucini? Questa sera vi cucino coniglio con Praga e spinaci. Coniglio, Praga, tutta la città. Coniglio che viene da Praga con gli spinaci. Sì, e quindi ingredienti solo per 4 persone. 4 persone, 4 coniglie. Un coniglio, 250 grammi spinaci. Spinaci. Mm-hmm. Oh, un bicchiere di spinaci. Ma è giusto, ma è giusto, ma è giusto, sono tutti insieme. Un bicchiere con due bicchiere. C di latte. Un bicchiere di latte. Ma piccolo, grande. Un bicchiere, esatto. Ci sono anche i bicchieri. Due torli dove tra due virgolette grande. due palle. Mm-hmm. E 100 grammi prosciutto di Praga. Ok, allora scrivete anche 100 grammi di prosciutto di Praga, vedi che non era più 100 grammi di burro. Ah, burro. Più 50 grammi di parmigiano grattugiato, sale e pepe. Quanto basta, infatti. Quindi ragazzi, prendete con molta attenzione un recipiente. E non provate a casa queste cose, non le fate a casa. E ne ditene grazie. Prendete un recipiente con... Tanto è andata, vai con il coperchio, mettetevi il latte. Sì. il latte portatelo a Porto Gruaro, a ebollizione, buttate gli spinaci e fate cuocere per qualche minuto. Senti, ti metto Will Boy, poi sculacciate, no, poi scolateli nel latte. Ah, Enel. Scolateli o Enel, Enel che vuol dire Enel. Ah, che vuol dire l'elettricità. Appunto. Ah. Enel latte. Nel latte dove hanno bollito. Chi? Ma chi? Stiamo parlando del latte. Enel latte dove hanno bollito gli spinaci. Gli spinaci. E poi cuocete per una mezz'ora. Che ho capito, dovete cuocere. Ma per mezz'ora il coniglio. A pezzetti. Ma il coniglio soffre quando lo faccio a pezzetti? Poveretto. Ma se uno è vegano non può mangiare questo. No, in effetti. A parte, in una padella mettete il Praga tagliato a striscioline. Striscioline. Il burro. Uh-huh. E fate saltare per 5 minuti. Saltare chi? Saltare, tu sali. Per 5 minuti salti, esatto. Rimanisce anche un po'. Poi dopo bello, è il tempo, no? Era ora. Sì. Unite gli spinaci, aggiungete i tuorli, sbattute il formaggio. I tuorli sbattuti? Sbattuti il formaggio. E coprite. Salsa i pezzi di coniglio. Salsa i pezzi di coniglio che avrete sistemato in una pirofilo dal forno, infornate per 15 minuti
a 200 e servite e informate anche, informate che informate che in forno c'è tutti e buon appetito con quel prosciutto di Praga e gli spinaci. Dina, è fantastica sta ricetta. Meno male, grazie. Ma noi non vediamo l'ora di andare a casa e cucinarcelo anche noi durante l'anno. Ma what boy. Sono Cesare Ragazzi, ho in testa la mia idea meravigliosa. Sì, idee meravigliose come i Wild Boys, i ragazzi selvaggi, ce ne sono i ragazzi selvaggi in giro, ce ne sono ragazzi, sì. Ne ho visto uno che ha messo un annuncio di lavoro su Facebook. No, posso leggerlo, però non dirò il nome, non dirò il numero, se vogliono comunque posso scrivere in chat, glielo do, certo. Guardare sul gruppo e vedere, guarda, già le zanzare ci sono, accidenti, guarda, la prima zanzara che uccido, sì, ma è grossa, ma che grossa, guarda, ci sono le zanzare di già. Allora, dice, ristorante a Venezia Rialto cerca cameriere apprendiste, quindi cameriere apprendiste, massimo 32 anni però, perché l'età è importante, già esperte, quindi apprendiste, già esperta, non esperta. Bene. Ma vabbè, comunque suona ci sta, un po', ma comunque, ci sta, dai, con conoscenza della lingua, inglese, è come giusto che sia, italiano e rumena e moldava. Grazie, grazie a Bira. Come fa? Pizza. Perché una cameriera di alto deve sapere il moldavo rumeno? Secondo te? Perché forse dopo alla sera dovrà fare gli extra da qualche extra. Parte, dici? Al 52 centesimi so che ce n'erano tanti di cameriere. Sì. L'ex 1000 lire. 52 centesimi. L'hai capita perché bella. L'hanno cambiato in euro adesso. Non è vero, si chiama in un'altra maniera. Saluto tutte le mie amiche all'interno di quel nightclub che sono passato, ma non so dov'è, molto carino, molto carino, queste ragazze se le dai un po' di soldini sono disposte a tutto quello che vuoi. E questo è solo un annuncio di questo? No, però lui cercava penso una di quelle, se volete, se cercate, oppure una badante giovane, massimo 32 anni, già esperta ma apprendista. Comunque, tu hai altre notizie? Sì, magari? Ho una, questa bellissima notizia. Berlino, gli alberi diventano distributori di libri gratuiti. Cioè, significa carina, che no? È carina, cioè, tanto, ma chi è che legge libri? Sì. Insomma, leggono. Leggiamo libri, solo gli stati di Facebook, basta, i libri. No, insomma, una foresta di libri sta invadendo le strade di Berlino. Alberi trasformati in librerie pubbliche per promuovere la lettura. Una mentre bellina, qua gli alberi e il cavallino che dovevano essere portati tutti si sono fermati. Perché? Come si è fermata la musica. Perché si sono perché fermati? Perché si sono fermati gli alberi pini, una potatura incompleta, Veneto strade senza fondi. Ma allora io dico, ma quando avevano annunciato che potavano tutti i pini
Della via Fausta. No, cioè. Anche guarda, anche Rino Gaetano si è un po' incazzato. Ma dai, non si sì, può essere incazzati cioè, da una cosa del genere. Sapevano che finivano e hanno fatto solo. Cosa hanno fatto? 7 chilometri. 3 chilometri, sì. Lavori solo fino su a 3 Cavio, chilometri. Sono arrivati 3 chilometri. Fino a Cavio, perciò che razza di annunci fanno? E i giornalisti non potrebbero appunto. Ma magari schierarsi dire, questo. Ma porca insomma, miseria, perché? Si sono più fermati a Cavio e non sono andati avanti perché i soldi non ci sono. Vabbè, però guarda, io so, per i miei amici di Venezia Nuova i soldi ci sono sempre stati. Per il consorzio di Venezia Nuova, sì, sì. Se lei fate... Però c'è Mazzaro Curati che non si ricorda. No, non penso, ma ci sono un po' di problemi là a ricordare le cose. Si ricorda di essere venuto a Cavallino Tre Porti a spiegare alla cittadinanza cos'era il Mose? No, tu hai capito qualcosa di cos'è il Mose? No, so, è un... Io un po' di bruciare al culo, solo quello. È l'unica cosa che ho, che ho capito. No, so che là c'è il pollaio, no? Ci eravamo collegati tempo fa col pollaio. Pensa a te, ci sono le vasche di cemento, se la gente non lo sapesse, che sono già piene di acqua. Sono piene di acqua? Sì, ma vasche dove non sono vasche, sarebbero scale dove dovrebbero lavorare. Sono già piene d'acqua, di infiltrazioni. Però faranno le terme. Tu sai che le terme a Punta Sabbione è un modo per vendere, cioè bisogna aumentare l'offerta turistica. Ma è giusto. Dopo puoi dire che c'è la piramide sotto la laguna. Le terme del Mose, c'è anche il prosecco del Mose. L'ho bevuto, sì. Ma hanno dai. Fatto il vino bianco del Mose. Così avranno dato magari lo Stato avrà dato una soluzione. Questo lo dici. Hanno recuperato i soldi almeno con quel vino del Mose. Comunque si beve. Si beve, bisogna bere, continuiamo a bere, si mangia, si beve. E non fatevi domande perché qui... Perché il cielo è sempre più buono. No, qui va tutto bene. Chi dipinge ad olio, chi
chiede un lavoro. Io dico che forse, insomma, che forse dovrebbe essere anche un po' più corretti e lineari. Chi mangia patate? Chi mangia patate? Voi mangiate patate, scrivetecelo in chat, scrivetecelo via SMS. Che patate, le patate, quanto belle sono le patate. Le patate. E cosa, ormai siamo quasi alla fine. Noi vi ricordiamo, ricordiamo chi c'è venerdì. Venerdì? Lo... Chi c'è? Chi è? Chi c'è venerdì? Venerdì, signori e signori, dei giovani ebri intervisteranno il sindaco Claudio Orazio. Proprio così, Claudio Orazio sarà qui venerdì a Sassa, spagliamo a zero. Tanto stanno portando via un water dal bar. Un water, c'è il water. C'è una tavoletta di cesso. Ah, ti trappano. È la bobina. Sì, che dire. Vuoi sentirlo? Vuoi sentirlo? Lo uso come cappello, lo uso come cappello. Comunque vi ringraziamo. Dopodiché penso anche un'altra cosa. Cosa, scusi? Sì, no, oggi no, Claudio, venerdì. E non vediamo l'ora che sia qui con noi. Quello che vuoi, insomma, siamo viene? Qua, sei qua, viene venerdì, perciò appuntamento e venerdì prossimo. A proposito, oggi, se volete, c'è anche... c'è una novità sul web. Quale? Non lo so, aspetta, abbassa un po' la musica, qua bisogna parlarne un po' più. Allora, questa sera 8:30 c'è il candidato sindaco. Salve, sono Cesare Ragazzi. Stefano Ragazzi. Ma va, dove qua? In diretta web al Cavallino, a Cassario. Ah sì, allora ascoltatelo. Dagli amici Unicorno. Dovete sintonizzarvi sulla rete YouTube di Unicorn. E potete ascoltare il nuovo candidato, potete sindaco. Vedere in diretta, fare anche le domande. Inizia da questo martedì gli incontri con i candidati sindaci per la TV, mentre noi per Radio Nostra ce li abbiamo il venerdì. Venerdì prossimo Claudio Orazio. Ti faccio un indovinello. Chi sono? Chi sei? Non sono mica stato io. Ah no, non sono io. No, chi sei? Ah, non c'entra? No, non sei. Sono Giancarlo Galan. Ah, perché Giancarlo Galan? Non sono stato io. Ah, non sei. Io non so niente. No, ma chi cosa? Sei? Ma chi? Ma chi? Ma a me? La villa? No. Alla messa No. Anche tu non ti ricordi? No. Ah, no. C'è un'amnesia. È un'amnesia generale un po' in giro, sì. La vita del gruppo in maggioranza sia stata una vita in cui c'era qualcuno con la pistola. Sì. Tanta gente con la pistola puntata. Appuntamento, qua ci stanno sfumando. Ci stanno dicendo di chiudere anche in regia. Noi chiudiamo, ringraziamo. Possiamo ringraziare il nostro regista che per la prima volta viene qua. Pensate, è venuto da Stoccolma, dalla Svezia, Isaacson, che salutiamo. Ciao Isaacson, grazie per essere venuto. Dalla Svezia, con furore. Con furore, appuntamento venerdì sulle reti, sugli ascolti, su Twitter, su Radio Nostra, radionostra.com, dappertutto. Esatto, potete ascoltarci. Potete ascoltarci e col nostro candidato sindaco. E scrivete sulla voce Cavallino Treporti. Salve, sono Cesare che vogliamo. Ciao Cesare. Ciao Cesare. E stasera lo trovate su Unicorn. Ciao! La Saz! Sì, la scarpa! Ah, perché l'obiettivo della trasmissione non sai. L'obiettivo è... Cioè, ci saluta anche la Madonna di Dio Piccolo, la Madonna col fucile. Sembra che bestemmi quando lo dici. No, non è vero, sto cercando un po' di mettere... È finito. Arrivederci, ciao a tutti. Zero.